tutti all'appuntamento con la edizione televisiva del blog Lettere Meridiane, che se volete leggerlo e vi invito a farlo, potete trovare all'indirizzo web lettereMeridiane.org. L'edizione televisiva va in onda il lunedì e il giovedì alle ore 20 sul canale 272 di Sharing TV. Oggi parleremo di una iniziativa importante che riguarda molto da vicino la Capitanata, i luoghi del cuore del FAI, il Fondo Ambiente Italiano, che vedono la Capitanata spesso protagonista di buone performance, perché purtroppo sono tanti i luoghi del cuore, i beni culturali, i beni paesaggistici, ambientali della provincia di Foggia che avrebbero bisogno di una maggiore valorizzazione, di una maggiore tutela, meglio ancora che avrebbero bisogno di essere salvati perché versano in una situazione di degrado oppure di abbandono, oppure sono potenzialmente ricchissimi, ma mancano le risorse per poterli valorizzare ed utilizzare nel migliore dei modi. Noi oggi vi faremo vedere alcuni beni culturali che già negli anni scorsi sono stati protagonisti della iniziativa del FAI. Devo dirvi comunque come funziona. Si vota semplicemente online, oppure ci sono anche altre modalità per votare attraverso cartoline che vengono distribuite in certi posti. Comunque io vi suggerisco di farlo online all'indirizzo che vedete sovraimpresso e dovete semplicemente esprimere la vostra preferenza cercando preventivamente il bene da tutelare. E questo è importante perché appunto per evitare poi di disperdere i voti. Sono tantissimi quelli veramente della provincia di Foggia che negli anni passati sono stati votati ed è uno in particolare dal quale io voglio cominciare questa rapida carrellata che non ha evidentemente una finalità elettorale, non intendo suggerirvi questo o quell'altro bene, ma intendo farvi vedere quanti, veramente questi sono soltanto alcuni, ma quanti dei tantissimi beni della nostra provincia. La nostra è una provincia straordinariamente ricca di testimonianze del passato, di testimonianze d'arte, che però non vengono tutelate così come dovrebbe. Quelli che vengono proclamati luoghi del cuore poi beneficiano di particolari investimenti che, diciamo, possono effettivamente rappresentare una serissima premessa per avviare il discorso della valorizzazione. Cominciamo questo nostro breve viaggio nei luoghi del cuore della Capitanata da Peschici, perché proprio a Peschici c'è uno dei posti non soltanto più importanti dal punto di vista storico, culturale ed artistico, ma che da più anni si pone all'attenzione di quanti partecipano poi alla iniziativa del FAI e che meriterebbe una volta o l'altra che veramente venisse premiato dal riconoscimento del Fondo Ambiente Italiano. State vedendo delle immagini che appunto documentano quante volte Lettere Meridiane si è occupata di questo problema, la cui sensibilizzazione deve tanto, tantissimo a Teresa Maria Rauzino, combattiva intellettuale di Peschici, che veramente da tanti anni si batte per la valorizzazione di questo bene. L'Abbazia di Santa Maria di Cavina, che è una delle abbazie più antiche d'Italia, pensate, uno splendido gioiello di arte romanico-pugliese che soltanto per questo meriterebbe una tutela. È ricco di testimonianze storiche, era dimora dei monaci benedettini, dimora anche di leggende. Si vuole che Barbarossa vi abbia lasciato un tesoro, seppellendo lì la propria figliola. È un posto veramente molto molto bello che sorge a qualche chilometro dall'abitato di Peschici. Qual è il problema? Il problema è che è di proprietà privata, nonostante da anni si tenti appunto di acquisirlo alla proprietà pubblica, il che sarebbe
la premessa per avviare un discorso di valorizzazione. La proprietà privata non ne consente d'altra parte neanche l'utilizzazione e quindi si è in questa situazione di impasse, però sta di fatto che questo prezioso bene archeologico va depauperandosi ogni anno di più, per cui la sua eventuale, tra virgolette, vittoria quale luogo del cuore della FAI sarebbe sicuramente uno strumento importante per avviare le premesse della sua definitiva valorizzazione. D'altra parte, questo posto ha una sua peculiarità. E sta nel cuore dei peschiciani che l'8 settembre tutti gli anni vi si recano in processione per trovare poi l'abbazia chiusa, inagibile al pubblico. È veramente qualcosa che deve tutti quanti rammaricarci profondamente. Il Gargano è ricchissimo di testimonianze di questo tipo, è non molto lontano da Peschici, nell'agro di San Nicandro Garganico, sorge un'altra importantissima testimonianza, la chiesa di Santa Maria di Devia, che sta in un parco archeologico, quindi anche questo un posto incantevole, dal quale tra l'altro si può ammirare uno splendido panorama garganico. La chiesa ha una valenza artistica importante, il parco che era stato creato attorno alla chiesa come premessa per la sua valorizzazione e anche per la sua messa in sicurezza, purtroppo è stato ripetutamente devastato, ma il problema non è soltanto quello, è che le pitture importanti che vengono custodite all'interno della chiesa avrebbero bisogno di urgenti restauri. Lettere Meridiane qualche tempo fa ha pubblicato un filmato su questo argomento, quindi per farvi capire di che cosa stiamo parlando, adesso ve lo faccio vedere. Thank you.
ricordo che stiamo ragionando dei possibili luoghi del cuore, dei luoghi da segnalare al FAI, al Fondo Ambiente Italiano, perché vengano maggiormente tutelati, perché possano godere di finanziamenti che possano avviarne la valorizzazione. Non è nostra intenzione, l'ho detto prima e lo sottolineo ancora, suggerirvi questo o quell'altro luogo. Quello che ci preme sottolineare è che voi votiate, perché tra l'altro più persone votano, più voti possono essere intercettati dai beni alla cui tutela noi teniamo in modo particolare, maggiori sono le possibilità che questo o quell'altro bene possa appunto fregiarsi, godere dei finanziamenti che ne propizierebbero una valorizzazione, un recupero, un restauro. Dal Gargano veniamo a Foggia per segnalare un problema drammatico, e devo dire che l'idea di questa trasmissione, di questa puntata dedicata ai luoghi del cuore della FAI, mi è venuta proprio dalla segnalazione dell'amico Maurizio De Tullio, il maggior collaboratore di Lettere Meridiane, che mi ha invitato a votare per Palazzo Trifiletti. Palazzo Trifiletti sorge a Foggia in corso Garibaldi, a fianco al cinema Garibaldi, e con il cinema Garibaldi versa in un pietoso stato di abbandono che veramente rende non soltanto urgente ma estremamente complicato il discorso per un eventuale recupero. Eppure si tratta di uno dei palazzi più belli della città di Foggia. Deve il suo nome al proprietario che lo acquisì, non originariamente però, perché si ritiene che sia stato edificato nel 1731 e, come potete vedere anche dalle immagini, presenta una scalinata, si presenta architettonicamente veramente molto molto bello, con un'ampia scalinata e perfino con un affresco nel cortile d'ingresso, che veramente è un insulto vedere le condizioni nel quale versa, versando tra l'altro, essendovi pericoli di crollo, è stato transennato, è diventato veramente un ricettacolo di rifiuti, il tetto pare sia crollato, bisogna intervenire urgentemente se si vuole cercare di non disperdere questo piccolo gioiello del patrimonio foggiano. Vi faccio vedere adesso alcune fotografie che vennero realizzate qualche tempo fa, che documentano molto, molto in maniera molto bella ed efficace quello che Palazzo Trifiletti era e come sta purtroppo diventando. Le fotografie sono state realizzate dall'architetto Gianfranco Piemontese, che a Palazzo Trifiletti ha dedicato sempre particolare attenzione e particolare passione. Concludiamo andando nei Monti Dauni. Qui non parliamo di un singolo bene culturale, ma parliamo addirittura di un quartiere, il rione Fossi di Accadia, noto anche come la Fossa dei Greci, che ha una peculiarità straordinaria. Le abitazioni sono state scavate nelle rocce, un po' come i sassi di Matera.
Però mentre i sassi di Matera non sono stati mai del tutto abbandonati, i fossi di Acadia sì, perché un violento terremoto spinse la popolazione a lasciare, quindi vennero disabitati. Da anni chi si sta battendo con ammirevole tenacia per il loro recupero e per la loro valorizzazione è Pasquale Morgante, attualmente sindaco di Acadia, ma Pasquale Morgante si batte perché i fossi possano venire recuperati, perché possa tornare la vita a Rione Fossi veramente da tanti anni, da quando era presidente dell'Archeo Club, poi è stato presidente del Consiglio Provinciale di Foggia, insomma, ha dedicato un pezzo della sua vita al recupero di questo bene che, credetemi, è uno degli angoli più incantevoli e purtroppo anche meno sconosciuti, non soltanto della provincia di Foggia, ma di tutta la Puglia. I Fossi di Acadia sono probabilmente la migliore cartolina per sottolineare quanto sia importante veramente partecipare alla iniziativa del Fondo Ambiente Italiano, I Luoghi del Cuore, di votare. Non importa se votate questo o quel bene, ve ne ho fatti vedere alcuni, l'importante è votare perché così facendo si misura anche l'attenzione della opinione pubblica verso il proprio patrimonio culturale. C'è chi dice che la comunità foggiana, la comunità dauna, non sia particolarmente attenta a questa cosa. Io credo di no, in un certo senso lo testimonia proprio l'attenzione, l'interesse che io registro quando parlo di questi argomenti sul blog Lettere Meridiane. L'iniziativa del FAI, I Luoghi del Cuore, è un'occasione per dimostrarlo che i cittadini foggiani, i cittadini garganici, i cittadini dei Monti Dauni, i cittadini dauni tutti tengono al loro patrimonio e vogliono veramente difenderlo e valorizzarlo. Perciò partecipiamo tutti al censimento dei Luoghi del Cuore promosso dal FAI. Vi ringrazio per l'attenzione e vi lascio con le immagini dei fossi di Acadia, immagini struggenti che veramente credo vi emozioneranno e vi commuoveranno. È tutto per oggi, alla prossima.
Yeah.